Facciamo 2,5. Poi facciamo 3, 3,5, 3,5. Poi facciamo 4. Vedi, si piega. Quattro e mezzo. Allora. Ok, allora adesso che abbiamo fatto questi cerchi, abbiamo fatto di 2,5 centimetri, 3 centimetri, 3,5 centimetri, 4 centimetri, 4,5 centimetri. Sono le misure del raggio del cerchio. Allora, ho preso anche questo colore. Sono i peli del mio cane, bene. Allora, devo ritagliarli anche dell'altro colore, quindi lo tengo sovrapposto intanto che taglio. Ecco qua, vedete? Abbiamo fatto 2 cerchi. Che poi vi farò vedere come si useranno per creare questo nuovo tipo di alberello segnaposto. E ora taglio gli altri. Allora, molto bene, abbiamo preparato tutte le misure di questi cerchi. Siamo in ordine. Allora, io ho deciso di farlo di 2 colori, però potete benissimo farlo di un unico colore, va a vostra scelta. Iniziamo da quello più piccolo, ne pieghiamo uno a metà. E mettiamo proprio un pizzichino di colla qui in mezzo. E schiacciamo senza chiuderlo troppo. Ok.
Poi questo lo pieghiamo a metà e facciamo la stessa cosa. Poi dovremo incrociarli, quindi questo lo metto dentro quello viola, fissando sempre con un po' di colla caldo un puntino qua e un puntino qua. Vedete, questa sarà la punta dell'alberello. Mettiamo un puntino di colla qua. E un puntino di colla qua. Premiamo, ma non troppo, perché non vogliamo che la punta resti schiacciata, ma che resti un po' più ampia. Ecco, vedete? Carino. Ora proseguo preparando anche questi nello stesso identico modo. L'unica cosa che dovrò alternare ogni volta che cambio la grandezza del cerchio, devo alternare la tecnica, nel senso che qua sotto andrò a mettere quello viola, ok, e qua quello argento, facendo al modo che di qua quello viola sarà esterno e quello argento sarà all'interno di quello viola. Ora vi faccio vedere, capite meglio. Allora, pieghiamo a metà. Vado a mettere un po' di colla qui sopra e ad andare a incastrarlo bene nella punta. Posso aiutarmi con delle forbici per spingerlo bene bene in fondo. Vedete come viene? Tiro via subito i fili di colla. Ok, e proseguo anche con questi. Ecco, io ho notato una cosa, che se metto un puntino di colla qua, quando lo piego a metà, mi resta troppo segnata la gomma Eva qui e non mi piace, per cui non glielo metto. Vado solo a mettere la colla qui, dove vado poi a incollare questo e basta. Così resta un po' più aperto e mi piace di più.
vedete l'effetto, vedete com'è molto carino. Volendo uno può farlo anche più grande e andare avanti, proseguire a creare dei cerchi più grandi. Io lo voglio fare così e voglio mettere infilare un bastoncino che gli faccia da piedistallo per farlo stare in piedi, oppure semplicemente vado ad appoggiarlo sul piano così e vado a mettergli magari una stellina o un cuoricino qui sopra. Allora, quindi uso un bastoncino di spiedino, così ricicliamo pure questo. Allora, questo andrà a incastrarsi qua, che lo incolleremo. Prendiamo la misura che desideriamo, dunque io voglio che risulterà così, quindi taglio qua. Ok. Allora, questo lo mettiamo quindi incollato all'interno con un po' di colla a caldo. Teniamo un po' premuto. Poi mettiamo un po' di colla a caldo anche qua in mezzo. Ci andiamo a incastrare il bastoncino. Vedete? Ecco, se mi accorgo che c'è qualcosa che non mi piace, posso sempre modificare mettendo un po' di colla qua. Per esempio. Poi mettendo anche un po' di colla qua, così, qua all'interno, e premendo contro. Vado a fissare meglio le parti, come mi piacciono di più. Vedete come risulta? Io lo trovo davvero molto carino. Adesso voglio coprire il bastoncino che c'è all'interno con questo che, oddio, com'è che si chiamano questi? Mi sfugge il nome. Sono fatti tipo di pelo morbido e hanno dentro un filo di ferro, si possono piegare. Io lo uso bianco e vado ad arrotolarlo intorno al bastoncino per decorarlo. Ecco, per agevolarmi è sempre meglio mettere un puntino di colla in fondo per fissare questo al bastoncino. Adesso coprirò questo tappo per abbellirlo con della gomma Eva colorata. Allora, taglio una strisciolina di 2 cm e 2 mm circa per 7 cm e 2 mm circa. Avevo già preso le misure prima.
Abbiamo messo anche il cerchio qua sotto. Finiamo di rifinirlo e andare a coprire magari i difetti con dei nastri o fiocchetti. Metto qua sopra un bel cuoricino di legno che ho già usato per fare delle bomboniere, se avevate visto tempo fa. Guardate, molto carino. Oppure una stellina potete mettere, un cerchio, un fiocco di neve, quello che avete voi che vi piace, una perlina. Allora, adesso facciamo dunque qui intorno. Utilizzo un altro di questi qua, ma viola, che contiene il ferro, il ferretto che si piega. Quindi mettiamo qua per coprire questa riga della giuntura. Vado a mettere anche qua sopra per coprire il legno del sughero qui sopra. Ho riempito bene tutto qui in mezzo. Io così lo trovo davvero molto molto carino. Voi cosa ne pensate? Qual è l'alberello che vi è piaciuto di più fra quelli che ho fatto? Allora cosa dite? Vi sono piaciuti? Fatemi sapere qui sotto nei commenti, lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. E mi raccomando, mandatemi le foto per farmi vedere come li farete voi. E buona creatività! Ciao, al prossimo video!